Ma vado, vado. Io guardo, entro, compro, adesso ho tempo, guardo, mi guardo intorno, valuto le offerte, entro, dico, mi fai vedere quella, non è una rapina, quel paio quindi di mutande. Non è una rapina, quindi, ma lei la sta filmando? No, ma volevo sapere se c'avevi 2 minuti per un'intervista su TV no, Via Larre. Devo pranzare. Che 2 minuti per TV Via Larre, tutti dipendono dalle tue labbra, dai Maurizio. Siamo così, qui che tu bello. E togliti il casco. Ma devo andare via. E 2 minuti, dai. Raccontaci un po' la tua vita in questi giorni. Dai, vogliamo sapere di te. Siamo tutti che pendiamo dalle tue labbra. Circolo 8 volte al giorno. E questo lo sapevamo. Sono quando giochi. Purtroppo per Fabio lo sapevamo. Quando perdi. Non perdo mai, quindi non lo puoi sapere. Che ho fatto con Azzevano ieri? Con l'Azzevano hai vinto e ti sei segnato la sfida. Perché bugiardo. Io non voglio sfide. Non ho segnato la sfida. Che faccio? Suono e presto. Senti, ma questo va bene, era ovvio, no, però perché no. Sono. Senti, ma dici un po' una cosa, chi ti manca di più di tutti noi? Fai qualche nome, dai. I gatti. No, ma a parte Totti e Gervinio, io parlavo di esseri umani pseudotennisti, dai. Chi ti manca? Dai, qualche nome, dai. Ma no, perché se dici qualcuno poi fai torto agli altri. Ma mica ho detto che devi dire chi è stronzo, devi dire chi ti manca. Chi è stronzo, tanto chi è stronzo lo sappiamo. Chi è stronzo lo sappiamo. Rivengo, mi preparo. No, che te prepari? Questa è un'intervista in diretta a caldo, così, cioè non è che ti devi studiare la parte prima. Scusami, Ciao. Cioè vai preparato, ma che sei matto? Togli intanto la mascherina che sei. Beh, ma tanto non viene mai Sartori con il quale Sartori, cambiavo certo di cinema, di musica. Quindi c'erano delle affinità elettive. Sì, e poi Zagari. Zagari è eccezionale. Zagari, sì, sì. Faletti. Un grande Faletti. Fanucci, immancabile Fanucci. Ma che stai, dai, non rialfabetico? Ancora vivo? No. Poi dopo Fanucci, Fossa. No, Federici. Aghirre, là. A tutti i presenti? No, vabbè, perché sono. Insomma, quelli. E poi più di tutti Colacino. Colacino. Una bella sfida Colacino Pandolfi è una cosa che mi manca tanto. Sì. Che si tirano addosso al muro. E Baghetti? Lo stavo per ricordare. Cioè, ho pensato al muro. Quindi, vabbè, suoni poi? Suono poi. Cioè, se passi 20 ore al giorno a suonare. Sì, trombare è inutile che te lo chiedo perché no, però no, tutta c'è il Covid, appunto, no. Cioè, ma vorrei, io devo stare pronto, vorrei ma non posso per entrare se c'è qualche problema al circolo, quindi sto in panchina, sto dentro la bolla. Cazzo, sto nella bolla, dentro la bolla, quindi mi sento tutta radio è la prima riserva d'oro del Via Larre. Esatto, mi sento tutta radio, ciao, mi sento ciao. Mi sento tutta la Roma, ieri tripletta di Mkhitaryan, grande. E i laziali, ti manca qualcuno? Flavio Bini, Pacioni. Bini. Vabbè, Pacioni ieri l'ho chiamato subito. Pure hai chiamato? Sedo, col Panterone. Al 95esimo, che culo. Sono Duarte al 95esimo. Vabbè, ma io sono contento perché mi stanno simpatici. Ma sì, dai, cioè, ci fanno tenerezza, hai ragione. Pure coso, Ciccio Buttinelli è tornato qua, malgrado tutto. Se vuoi prenderlo a calci in culo, è qua, no, sul campo 2. No, mi manca Fiore. Fiore è il giocatore dopo, più dopo Faletti, Fanucci e Federici c'era Fiore. Il giocatore più politicamente corretto del Via Larre. Vabbè, per gli amici di TV Via Larre. Politicamente corretto. Per gli amici di TV Via Larre, Maurizio sta nominando tutti i giocatori che sono attualmente in campo, per cui insomma, crediamo che professionista serio. Che te sai mangiare? Polletto in bianco. Polletto e verdure. Niente, cose. Il maestro Fabio ieri ha vinto Coccolini, ma non ha proprio vinto facile. No, per cui non ho vinto, anche perché Conte mi ha tolto il campo col coprifuoco. Vabbè, però era in netto vantaggio. Però insomma non è una passeggiata. Ma guarda che il maestro Fabio ha perso un 7 con Brusciano, non so se lo sai, Ma il maestro Fabio, però il maestro Fabio quando vuol diventare culturista è diventato di pompino chiesa. Questo è vero, là, lo diciamo rigido, tutti, lo diciamo tutti, il maestro Leo annuisce. Bisogna essere fluidi, però, morbidi. Però ti do un'informazione, una notizia. Il maestro Fabio ha detto che il 2021 sarà l'anno del suo ritorno sui campi in chiave agonistica e ha già organizzato il suo staff tecnico. Io sono il coach, Luca Laudiaddio il mental coach. Sergio D'Andrea è il procuratore perché per i soldi. Vabbè, guarda, e poi c'è il maestro Leo che fa parte appunto dello staff atletico. Gioca il maestro Simone? Benissimo, allora un punto lo porta. No, te farai la B4. Faccio la C, faccio. La B4 mi fa. Gioca il maestro Alvaro? Sì. Gioca il maestro. E allora è fatto. Vicino lo porta. Secondo me veramente. Gioca il maestro Paolo? Sì. Ti puoi schierare come il numero 4 con i ragazzini della scuola? Allora, forse qualche una partitina la vinci. Schieri il numero 4.
E quindi insomma, squadre di Pianal potremmo fare due belle squadre di D1 a questo punto, potremmo avere ambizioni di promozione serie, Serie C e poi da lì a un passo. Compriamo un pulmino, bene. Andiamo in giro per l'Italia. Facciamo guidare le suore. Ma del lasso dietro, Doblò. E namo, e dai. Ma tipo quelli Mercedes, no, i Volkswagen degli anni 70. Esatto, quello quelli dei surfisti. Esatto. La famiglia Bradford. Dai. Tanto rivengo. Sì, però dai, tu sei sempre di corsa e noi qui siamo sempre che ci manchi tanto, per cui insomma, i nostri amici del Bialar saranno Ma vedo che infatti funziona molto meglio la vanno. Vabbè, ma quello è un altro discorso, cioè a noi ci manchi umanamente, tecnicamente, tecnicamente tutto troppo ecco, diciamo, hai detto chi posso manca, dirti una posso chiamare, Giorgio Piatto, che ti ha fatto? Ti posso dire una cosa? La differenza fra te e Maestro Fabio nella gestione è un po' come quella fra Panatta e Djokovic, cioè è grande talento e tocco in confronto a grande solidità e muscolarità, per cui il Maestro Fabio è un gestore dei tempi moderni, ma tu sei un gestore da racchetta di legno e corda in budello, per cui noi non possiamo che avere nostalgia dei te, capisci? Perché tu rappresenti quello che il Vialare è stato per lunghi decenni, per cui ti sei come dire, guarda, ti dico la verità, io ti sto facendo questa super cazzola perché da anni ambisco solo a farmi un'ora con te sul campo da tennis, per cui una delle 6 settimane vengo a giocare. Dai, sarebbe un grande spettacolo per tutti, ragazzi. Se Maurizio ci dà questa cosa, Maurizio, ce lo prometti? Ci strappi questa promessa? Ti strappare questa promessa? Promesso. Amici di TV Vialar, sappiate che prossimamente avremo Maurizio, il sottoscritto. Esibirsi sul campo centrale del Vialar. Senti, ma chi vince segna? Mi sono allenato un'ora con chi era che non era venuto la mattina? Chi era venuto che ci aveva tanto? Ah sì, mi sono allenato un'ora con allora sei pure preparato, sei pure allenato. Molto preparato. Va bene. Fabio, tu mi raccomando, è stata strappata questa promessa, io ci conto, un'ora almeno se non due. Strappo per davvero. Poi chi vince segna, classifica, ormai sei fuori da cosa, per cui puoi anche partecipare alla classifica. Poi un talento come te, ma vieni con la Donnelly di legno o con la Maxima? Con la Donnelly di legno. Dai, gioca con la Donnelly di legno, dai, che secondo me... La Maxima, c'ho pure... La Dunlop? La Bancroft? No, sì, la Bancroft ce l'ha... No, c'avevo una racchetta Australia. La Donnelly? No... La cosa, la Wilson Jack Kramer, quella un po' quadrata. E senti, con l'Esta Smith vieni naturalmente. Bene. E il completino fila? Il completino c'ho dei completini. O Sergio Tacchini di no, McEnroe. No, io ho dei completini vintage degli anni, fine anni 70. Ma non avevamo dubbi. 80, con il pantaloncino bene. Sergio Tacchini, bene, qua bene. Che arriva che esibisce il quadricipite. Ah, e andiamo, dai. Maurizio, non stiamo nella pelle. Quando posi la penna ormai proprio si permettono di fare di tutto. Ci sarebbe costato anni di sintetico. Ma ci penso io, Maurizio. Non ti preoccupare. Va bene. Amici saluto di, a tutti. Amici di TV Vialar, dal grande Cappelli e dallo staff tecnico del maestro Fabio, è tutto. E a presto.